Ciao Max, tutto Ciao Maria, come stai? bene, tutto bene. Oh, eccoci qua. Oggi siamo belli pronti con una puntata, insomma, originale, Diciamo vero? che tra la presentazione di autori, persone con disabilità e novità ci articoliamo molto bene in questo viaggio, a mio parere. Oggi presentiamo una novità. Sì. Sicuramente una novità attuale, nel senso che sicuramente può servire, ed è stringente alla concretezza della quotidianità. In pratica parliamo di formazione e lavoro ed è un argomento che, come dire, è già molto sentito da tutti, penso. In particolare poi quando la questione riguarda persone con disabilità è ancora più sentito, vero Maria? Io penso che appunto creare il ponte tra la formazione didattica accademica e il mondo così descritto degli adulti, cosiddetto degli adulti, quindi dell'introduzione del mondo del lavoro, sia fondamentale in generale, ma lo sia ancora di più per garantire dignità ai soggetti fragili. Eh sì, poi tu sai che l'argomento scuola vi sta particolarmente a cuore, così come ci sta particolarmente a cuore l'ospite che è collegata con noi al telefono, vero Maria? Vero, vero, è una presenza, oserei dire, costante, nel senso che ritorna nel tempo, questa volta ritorna appunto per descriverci una novità, uno sportello di cui ci parlerà tra poco, Sì. che secondo me è veramente fondamentale per renderci conto che la disabilità non è un mondo a parte ed è parte del mondo. Ci auguriamo che questo concetto rientri ancora più nella normalità e nella normalità appunto delle Eh cose. sì, allora intanto salutiamo il dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara, la professoressa Alessandra Di Pietro. Benvenuta, preside. Benvenuta. Grazie, io saluto voi, Maria e Massimiliano e naturalmente tutti quelli che ci ascoltano. E grazie per essere stata invitata in questa bellissima trasmissione. Ecco. Parlavamo di uno sportello che insomma punta in qualche maniera a, come dire, favorire anche, possiamo dire, occasioni di lavoro proprio per gli studenti dell'alberghiero. È così? Azzardo Sicuramente, troppo o è così? sicuramente io ascoltavo prima Maria che ha detto delle cose estremamente interessanti. Ha parlato cioè di includere tutti i nostri ragazzi fragili nel sociale e quindi dall'inclusione scolastica passare anche all'inclusione sociale. E questo sportello che in realtà potremmo definirlo un ufficio che promuove i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, che una volta si chiamavano alternanza scuola-lavoro, per tutti gli studenti del triennio e quindi non soltanto per gli studenti che non hanno difficoltà, ma anche e soprattutto per i ragazzi con fragilità, cioè tutti i ragazzi che hanno che noi poi definiamo bisogni educativi speciali, ma soprattutto quelli con bisogni educativi speciali certificati, hanno necessità, forse anche più di altri, di vivere delle esperienze nel mondo del lavoro, cioè nella realtà, e quindi di poter passare dalle aule, dai laboratori e ai ristoranti, nel nostro caso, alle strutture ristorative, alle strutture ricettive, cioè ai luoghi e ai mondi del lavoro. Quindi questo è il grande obiettivo. Noi non possiamo parlare soltanto di un'inclusione scolastica, ma io credo che il compito della scuola oggi, oggi in cui la fragilità è diventata molto estesa, dobbiamo parlare anche di un sostegno, di un appoggio, di un supporto ai nostri ragazzi per una prospettiva di inclusione sociale. E per farlo i nostri ragazzi devono poter partecipare esattamente come tutti gli altri, ma magari con delle modalità personalizzate, alle attività di stage, che nel nostro caso si svolgono in due periodi dell'anno, a dicembre per un mese e ad aprile per un altro mese. E per l'occasione, insomma, è nata,
come dire, una sinergia che era già consolidata, quella con l'associazione Diversi Uguali e con il Centro Servizi per il Volontariato, è vero? Assolutamente. Noi non possiamo pensare di operare singolarmente, è veramente fondamentale consolidare questa rete di sostegno alla fragilità che in realtà esiste da tanto tempo. Io potrei entrare un po' più nello specifico, Massimiliano, se voi siete d'accordo. Certo, infatti Maria era pronta a chiederlo. Numero, perché altrimenti non vorrei che si finissero soltanto per avere delle parole e non comprendere i dati concreti. Allora, faccio un esempio. Noi come Istituto Alberghiero e Turistico, durante tutto questo mese di aprile, si concludono adesso gli stage, sono iniziati il 26 marzo fino al 26 aprile, hanno coinvolto tutte le classi terze e tutte le classi quarte, e quindi in tutto 21 classi. Questo significa che sono stati coinvolti, cioè hanno fatto esperienze di stage in strutture ristorative, ricettive, alberghiere, più di 400 studenti, e di questi 62 sono studenti che hanno delle disabilità. Ora, gli studenti con disabilità, addirittura quelli che hanno delle autonomie, quindi hanno sì delle disabilità ma non eccessivamente invalidanti, quindi che hanno delle autonomie importanti, hanno svolto le attività di stage presso dei ristoranti sia in Abruzzo che addirittura quattro di loro fuori Abruzzo. Invece i ragazzi che presentano delle fragilità più significative hanno ugualmente svolto delle attività di stage, ma con dei percorsi più personalizzati, e in alcuni casi c'è stata una presenza più importante sul posto di lavoro dei docenti di sostegno. I ragazzi invece con delle disabilità gravi, e quindi soprattutto quelli che hanno una programmazione differenziata e quindi hanno degli importanti limiti nelle loro autonomie, hanno fatto ugualmente l'esperienza di stage. Alcuni li hanno fatti, come giustamente tu dicevi, in queste associazioni con cui noi dobbiamo collaborare, che sono CSV, ma soprattutto la Caritas, e altri l'hanno fatto dentro la scuola, però in realtà particolari come la mensa del nostro committo, oppure hanno dato un supporto nella hall al collaboratore che riceve gli ospiti esterni. Insomma, questo significa che se si vuole si può dare delle opportunità importanti di crescita a tutti gli studenti con disabilità. Mi aggancio un po' al suo discorso, che è stato ricco di spunti e in qualche modo ha reso chiara e viva anche la concretezza del discorso, che vuole essere appunto un discorso di inclusione a 360 gradi, un'inclusione reale e vera. Allora, secondo lei come è possibile realizzare un vero e proprio inserimento lavorativo per i soggetti con fragilità? Cioè, in che direzione secondo lei bisogna muoversi? Quale può essere il segreto per renderlo veramente una cosa attuativa e non solo un'utopia, come spesso rischia di sembrare? Credo che siamo ancora in una fase di valutazione, di progettazione, di scelta di soluzioni, perché è chiaro che qui ognuno deve fare la sua parte, la scuola fa la sua parte, le associazioni fanno la loro parte, ma poi è necessario che le istituzioni facciano la loro parte con quei famosi progetti del dopo di noi, che in molti casi si devono sostanziare proprio in progetti di inclusione sociale. Però ecco, una cosa importante che io credo sia preliminare a tutto è parlare, quindi sono i momenti di dialogo che devono avere come protagonisti, da un lato le famiglie dei ragazzi con disabilità, e dall'altro lato persone esperte come psicologi o assistenti sociali. E io dico questo perché abbiamo attivato insieme con l'associazione Diversi Uguali
avvalendoci dei fondi del PNRR, un progetto che si chiama Cooperare per la povertà educativa, e nell'ambito di questo progetto abbiamo previsto uno sportello. Praticamente le famiglie si possono rivolgere 2 giorni alla settimana al centro diurno di Diversi Uguali, le nostre famiglie dei ragazzi con disabilità, per confrontarsi con psicologi, quindi con persone esperte, e pensare, progettare, coinvolgersi in un discorso di costruzione di un percorso futuro, e che in questa fase è soprattutto diciamo un discorso di consapevolezza, ma che poi richiede necessariamente l'intervento delle istituzioni, il supporto delle istituzioni, perché è chiaro che noi possiamo creare singolarmente delle realtà come, ecco, un ristorante che è gestito, parzialmente gestito, o comunque che si avvale di personale di ragazzi con disabilità, possiamo creare strutture di questo genere, ma sono delle realtà che sono legate, diciamo, all'impegno di singoli, all'impegno delle associazioni, all'impegno del discorso di un'inclusione sociale reale e forte richiede necessariamente il supporto delle istituzioni. A che punto siamo? Io non so dire a che punto siamo, so che c'è un'esigenza di mettersi al tavolo e lavorare in questa direzione, perché i ragazzi con disabilità sono tanti, ma ci sono vari livelli di disabilità, i ragazzi sono tanti, e quindi c'è veramente un'emergenza in questo senso. Sì, e poi ognuno di loro, ogni persona in generale, ma anche ognuno di loro è unico. E quindi infatti, non c'è una ricetta standard per tutti, vero? Infatti mi sentivo di dire proprio questo, cioè spesso veniamo un po' omologati tra di noi, in realtà non è così, nel senso che ognuno ha una storia, ognuno ha un'individualità, ma soprattutto ognuno ha dentro di sé il proprio bagaglio, le proprie passioni, e auspico un po' un mondo che riesca a rispettarle molto di più di quanto oggi si faccia, e a rendere meno difficile proprio questo passaggio dal mondo degli adulti, dal mondo dei bambini, dei ragazzi, al mondo degli adulti. Che... Ecco, sì. Maria, sono assolutamente d'accordo, ma forse, ecco, per essere concreti, e quando io dico intervento delle istituzioni, posso fare un esempio? Prego. Allora, per poter lavorare, vabbè, io parlo come realtà professionale legata al mondo dell'enogastronomia. Ora, per poter lavorare in cucina, quindi in un ristorante, bisogna avere necessariamente il tesserino da alimentarista, che significa aver fatto e superato un corso, anche molto breve, che dà delle informazioni importanti anche sulla sicurezza in cucina, sul rispetto di regole di salute e di sicurezza alimentare. Ebbene, i ragazzi con disabilità grave, e quindi molti di questi ragazzi con una disabilità comunque non lieve, ecco, diciamo così, non possono accedere a questo tesserino. Quindi possono frequentare, per esempio, i corsi che noi facciamo i ragazzi ai nostri studenti, ma non ricevono poi il tesserino, l'attestato. Noi abbiamo fatto presente che se non ricevono questo tesserino non potranno mai lavorare, neanche dopo. L'abbiamo fatto presente all'ASL, l'abbiamo fatto presente alle istituzioni competenti, che poi sono la regione, ma in realtà non c'è stata ancora una presa di consapevolezza di quanto questo problema sia reale. Esatto, questo un po' fa riflettere, nel senso che effettivamente le istituzioni ci tutelano, ma non rendono paritaria la nostra vita in realtà. Solo chi ha uno sguardo effettivamente critico e non pietistico, come credo stiamo facendo noi in questo momento, se ne rende conto. Noi adesso facciamo una pausa musicale e poi però ripartiremo, credo, proprio da qui. A tra poco. Do 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 do.
torno a far la sentinella, che non ho sogno e faccio il primo turno. Tu qualunque cosa fai, dai. Anche se sei distante e se la voce non arriva è disturbata, penso di parlare a te in ogni istante, perché per me lo sai, sei sempre stata l'altro capo di un filo, un unico profilo. Quando guardiamo sul fianco tu vedi la stessa luna, non siamo poi così lontani. Se credi ancora un po' a un giro di fortuna, gioca tutto su domani. Dunque tu sarai, sai. E questo era un brano di Baglioni che si intitola Stai su, e mi piaceva particolarmente, stavolta l'ho un po' suggerita io. Sì, sì, sei stato tu l'artefice. Perché nella parte finale invito i nostri ascoltatori ad andarsene a sentire tutta quanta quando avranno la possibilità, dice che noi non siamo un mondo a parte, siamo parte del mondo. Qualcuno ha esordito la trasmissione con questa frase, quindi... Io rendo un po' questa frase, la prendo un po' come il filo rosso di tutta l'esperienza in radio, ma anche varie esperienze nel corso della mia vita, perché credo veramente che questa sia stata la mia forza, nel senso questa frase abbia racchiuso un po' il mio modo di pensare, ma e penso che possa essere la forza anche di tanti ascoltatori che magari condividono il mio percorso, hanno percorsi affini o che comunque si avvicinano a questo mondo, che sì, sembra poi essere diverso, ma non è assolutamente poi, così. Poi il brano parlava di due persone fisicamente distanti, ma che in realtà comunicano. E allora mi viene da chiedere alla nostra ospite, la professoressa Di Pietro, dirigente scolastico dell'Alberghiero dei Ceccoli Pescara, se con questo progetto anche, poi alla fine è capitato che in realtà apparentemente distanti come le istituzioni, la scuola e il mondo del lavoro si siano ritrovati a parlare più o meno la stessa lingua. Sicuramente Massimiliano, perché il tema dell'inclusione è uno di quei temi che inevitabilmente coinvolge tutti, cioè non si può pensare di lavorare nella direzione di una sorta di inclusione, ad esempio nella scuola, se poi non si lavora anche in collaborazione con tanti soggetti. Ma io credo che sia veramente complesso all'interno di ciascuna scuola il modo di fare inclusione, e in questo senso si possono fare tante attività con svariati soggetti. Io vorrei fare un esempio. C'è un'attività che potremmo definire culturale più che didattica, ma sicuramente formativa, che è l'attività teatrale. Allora, far fare... Me la ricordo bene quella. Ecco, ma ha un grande valore il mettere insieme ragazzi fragili e non fragili, perché si viene a creare una sorta di identità di gruppo in cui le caratteristiche, potremmo dire le abilità degli uni e degli altri vengono a convergere, e nell'identità di gruppo tutti quanti alla fine danno un loro contributo, e le differenze non sono più differenze di fragilità, ma sono differenze di persone. E allora un'attività teatrale richiede necessariamente il coinvolgimento magari di associazioni che operano nel settore. Quindi quello che tu dicevi è assolutamente da considerare, assolutamente vero, cioè è necessario sempre e comunque creare una sorta di alleanza, cioè delle reti, delle relazioni. E l'esempio del teatro è una, ma potrei fare un altro esempio. I ragazzi fragili
devono poter avere l'opportunità di conoscere il territorio, cioè di crescere a livello personale e sociale anche attraverso la conoscenza del territorio. E allora diventa importante, io credo, all'interno delle scuole creare dei momenti di conoscenza del territorio, una sorta di laboratorio, anche perché io per esempio consiglio ai nostri ragazzi, molti di loro sono pendolari. E cosa significa conoscere il territorio? Significa far dialogare i ragazzi, sempre in un'ottica di inclusione, farli dialogare per esempio con le istituzioni, farli dialogare con la provincia, con il comune, farli dialogare con la diocesi, portarli a incontrare la diocesi e poi farli dialogare con ad esempio la rete museale, con le imprese, con le associazioni di impresa. E allora è proprio quello che dicevi, che tu sottolineavi, è fondamentale la rete delle relazioni, cioè lavorare tutti insieme in sinergia. Questo significa per cercare di realizzare una vera e sostanziale inclusione, già a partire dalla scuola. Secondo me il suo discorso sta mettendo in ordine un sacco di tasselli su cui ci siamo soffermati con piacere, nel senso che a volte erroneamente... No, non era un invito a tornare ai nostri ospiti, no! Nel senso che a volte erroneamente si separano troppi mondi. Quando in realtà solo unendoli si riesce ad avere una logica concertativa e unita che rende anche meno pesanti problematiche di questo tipo. La logica della collaborazione deve essere veramente non solo una logica, secondo me, teorica da manuale, ma mi auspico che realmente il nostro welfare, il sistema del benessere, sia realmente un welfare sempre più partecipato, coprogettato, in cui le soluzioni si raggiungono insieme in una logica negoziata anche. Assolutamente sì, concordo assolutamente su questo, ma credo che sia l'unica strada percorribile per poter veramente dare il senso dell'inclusione, perché inclusione non significa semplicemente portare i ragazzi dentro le realtà, portarli dentro la scuola, portarli dentro le associazioni. Inclusione significa modificare la scuola, modificare le associazioni, modificare il contesto per adattarlo ai bisogni di tutti, e quindi significa impegno da parte di tutti. Proprio una logica, quella che tu dicevi, di relazione, ma addirittura ancora di più una logica di concertazione. Ma io credo che comunque inevitabilmente si deve andare, si sta andando in questa direzione, e ci si sta andando perché i bisogni educativi speciali ormai sono un mondo veramente ampio e variegato, perché noi stiamo parlando adesso soprattutto di una disabilità legata delle carenze, dei limiti nell'autonomia, stiamo parlando di disabilità che comporta dei deficit intellettivi, per esempio, ma in realtà il mondo dei bisogni educativi speciali è un mondo che è estremamente variegato, perché noi abbiamo delle specialità e quindi delle fragilità che molto spesso sono legate a un contesto socio, a un contesto familiare difficile. Esatto, che è un po' anche la logica, le logiche familiari della famiglia sono un po' sono un po' modificate, quindi abbiamo sempre a che fare con famiglie spesso anche molte problematiche. O anche con non famiglie. Apriamo veramente il vaso di Pandora. Però comunque io credo che, come diceva lei, suggeriva secondo me anche molto giustamente, la logica del dialogo che si sta aprendo sempre più è sicuramente l'unica strada naturalmente percorribile. Cioè, credo che si andrà sempre più quella direzione, perché naturale, mi auspico, ci auspichiamo che sarà sempre più così. Noi, Maria, ringraziamo la professoressa Di Pietro. Grazie, preside, per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie, è sempre un piacere. Grazie davvero. Stare con voi, grazie. Salve. Allora, Maria, tu alla prossima ci sarai? Ci sarò. Chi se lo perde? Sempre qui. Alla prossima, allora. Alla prossima, ciao.